contro la Cecoslovacchia, vince in Città del Messico allo stadio Azteca. Italia e Germania dopo 12 anni si ritrovano qui. Non diremo mai abbastanza. Come avete visto, vede l'assenza di e l'inserimento di Bergomi. Ci sono Tossena, Marini, Bordoni. La linea di difensiva e linee sono un israeliano. Il pallone che va a rimettere in gioco Gentile. Scatta bene Lisbarski. Primo tiro di un minuto esatto dall'inizio. Parata di Zoff. Tiro di Line Furster. Rummenigge in mezza rovesciata, il tiro di Rummenigge è fuori sul cross di Breitner, ha sfiorato la palla di testa fuori, la rimessa in gioco di Cabrini, guarda linee che è di Bergomi, tiro di Bergomi fuori, paro laterale, la rimessa in gioco è di un intervento irregolare da Lisbarski, calcio di punizione su Gentile. Palla rimessa in gioco Tardelli. Sbarchi, la rimessa in gioco è italiana. Passato da Bergomi e porta la palla oltre. Altobelli. Cabrini. L'ha fermato Briegel. Area è Stiliche. Proler. Ecco, era in ritmo su Altobelli da parte di Bernard Foster. Calcio di punizione. E c'è un fallo di Cabrini, Kals verso Cher, sul quale ha messo fuori Collovate, rimessi in gioco di Breitner, è controllato da Gentile, di Sbarchi non ricesso, il dribbling di Briegel, poi c'è il colpo di testa, scatto di Rossi, cross, sul fondo, il colpo di testa di Oriali, con tre uomini, adesso il centrocampo azzurro ha preso le... sul quale si getta Fischer e manca di non... Rossi, Conti, bel cross di Conti e prima del colpo di destra di Altobelli ha messo Fischer. Vedete come... scattano verso l'area di rigore, ecco il passaggio e Scirea ha battuto il calcio di punizione, cross di Altobelli, Conti preceduto in calcio d'angolo, ecco il cross di Scirea e la... si abbraccia Conti prendendolo a terra, calcio di rigore in favore di Cabrini, è fuori, ha tirato fuori Cabrini. Gancia è sotto shock per il rigore sbagliato, la rimessa in gioco che si è portato in attacco e non è riuscito alla... cross di Fischer è alto, aveva liberato Karl-Heinz Förster, poi ha commesso fallo di Gentile su Lisbarski, calcio di punizione per... anzi Fischer alla mezz'ora del primo tempo a Bruno Conti. Himmler. Piove la palla in area. Se non avesse proseguito l'azione, non... tutti i compagni e avversari e manda di testa al Braide, lanciato bene Oriali, Fischer discreto, Fischer non lo ha sfruttato bene, il passaggio era su Rummenigge e scatta anche fino laterale con Novati, fallo di Cabrini, calcio di punizione per i tedeschi e quasi un calcio d'angolo, il salto di Briegel e cioè Scirea e Cabrini, allontanato con Lovati,
Schuster e fa partire un tiro abbastanza pericoloso. Bernard Schuster di poco alto. Ripiali, ribattuta Stiliche e poi quello di Conti. Alza. Conti. Oriali. Oriali. Stiliche che lo affronta con una spallata. Su Oriali. Ecco la rincorsa di Conti. Tiro. Calcio di punizione dal limite. Ma il tiro è centrale. Bloccata di Schumacher. Fortissimo. Trembler lo attenua con un servito di testa da Rumenig, alto a 2 minuti dalla fine del Conti e Rossi hanno rimediato prima condizioni fisiche ideali, soprattutto perché marca gioco alterno con un ecco, rivediamo il rigore della tribuna stampa durante l'intervallo. Non è stato affidato a Paolo Rossi, che tra l'altro la sua parte, ma che comunque mette la parte dei due come poteva all'inizio. Ecco Derbal, il selezionatore. Cals cerca spazio per il cross. È andato a fermare. E lo allontana Scirea su Bernd Förster. Sta la partita del giovane difensore Oriali è sul fondo mentre Rumenig reclama probabilmente e Breitner. Stiliche con Oriali e Conti. Tira Tardelli. I tedeschi, noi ne abbiamo battuto uno solo, primo corso, ha rimediato Scirea, c'è tutta la punizione, cross di Gentile, Fischere di testa, ha travolto Collovati e su Conti. Che poi 1-0 per gli azzurri, 12° del secondo tempo. Punizione di Kals. Vediamo adesso Tardelli in avanti. Tieni davanti Bernferster, tiro da lontano, c'è una variazione di Rumenig ed è fuori, il tiro di Bernferster. Guardaline cecoslovacco, il fuorigioco di Rumenig. Veramente startassato dai falli di questo. Basta! Ammonito Trembler. Cantissimo Scirea, poi riceve troppo. Della Germania ha messo Karl-Heinz Förster. Ma gli applausi sono per Scirea che si tocca. Colpo di nuovo entrato, non forte, centrale. Rossi lotta con il portiere e a respingere con le mani. Cross di Briegel, tocca Zoff, entra a impossessarsi della palla anche a Tescher e commette fa il lancio su Bergomi, fuori gioco. Non ha mancato di effettuare un fallo. Ecco il passaggio su Altobelli, fuori gioco. Tardelli. I tedeschi con Rumenig. Massimo del secondo tempo, 2 Italia, 0 Germania. Tardelli, uno splendido gol. 2-0, Tardelli ha raddoppiato. Caprini,
Cile ed è calcio d'angolo, il quinto. Lancio su Altobelli, Altobelli è in vantaggio. Mette Brigel, tiro di Brigel, è fuori. Commettendo una sorrettezza su Oriali, quindi calcio di punizione. Secondo tempo, 2-0 per l'Italia. Avanza Conti, cross. Il tiro di Brigel, esattamente alla mezz'ora del secondo. Verso Oriali. E la para Brigel. Quattro minuti di Eder, saltando sulle spalle del nostro centravanti. Miguel, ma... Altobelli, e sono tre, cavolata di Conti, e capolavoro di Altobelli, terzo gol di Altobelli. Allontana Gentile, tiro di Breitner che accorcia le distanze. Breitner 3-1 e il 38esimo minuto. Nuovo cross, è sul fondo, parata di Altobelli e riesce con un gli sbarchi, ha protestato mentre Bearzot manda in campo, manca un giocabile. Ha conquistato nettamente.